Conosciamo le stelle, i pianeti ed i satelliti è stato il terzo appuntamento degli eventi organizzati dalla Lega Navale Sezione di Davoli nell'ambito del Mese della Cultura 2020. Ospite della serata Francesco Plastina, professore di fisica teorica. Teleionio l'ho intervistato per voi. Beh, l'astronomia in generale è una cosa in cui siamo immersi, no? Basta uscire, soprattutto in paesi come questo, basta spostarsi un po' dal centro abitato e ci si trova immersi nella meraviglia del cielo. E allora cominciare a farsi domande, cominciare a rendersi conto di quello che si vede e come rimettersi in contatto, no? Con il mondo che ci circonda. E poi anche con tutta la storia del pensiero umano, perché in larga misura è storia dell'astronomia, delle antiche popolazioni che cominciavano a mettere ordine nel calendario, nel moto delle stelle, nel moto dei pianeti, fino poi a seguire la scienza moderna, Keplero, Galileo, eccetera. E quindi in qualche modo è riappropriarsi di un patrimonio, intanto visuale, perché se ci stacchiamo dal cielo inquinato che abbiamo nelle città, ma qui è molto facile, basta spostarsi un po' appunto dalla zona centrale e ci si vede immersi, no? in un pezzo di universo che è sconfinato rispetto a noi, allora anche solo la meraviglia del sublime che ci circonda. Ma poi appunto, se a questo si riusciamo a legare anche alcune piccole, no? Cenni di comprensione di quello che vediamo, questo ci rende più come dire, umani nel senso vero del termine, no? Poi l'astronomia è legata alle arti, alla musica, alla letteratura, basta pensare alla Divina Commedia, basta pensare, insomma, tutta la storia del pensiero umano è ricca di riferimenti all'astronomia e quindi appunto recuperare queste idee, queste che sono poi penso proprio nell'essere uomini, no? Proprio dell'essere umano il guardare il cielo e proprio dell'essere umano interrogarsi su cosa vede, perché provare a raccontarlo ad altri. A proposito di guardare il cielo, a Cosenza c'è una bellissima novità, vero? Sì, a Cosenza c'è il planetario che ha iniziato la sua attività da ottobre. Io sono un componente del comitato scientifico del planetario e facciamo una serie di iniziative sia per le scuole la mattina, sia per il pubblico in generale nella sera dei fine settimana. Per adesso venerdì, sabato e domenica stiamo facendo una serie di spettacoli in cui si usa il planetario per lo stesso motivo di cui dicevamo prima, raccontare astronomia, ma in generale raccontare, riprendere il contatto col cielo e raccontare un po' di quello che si è capito del cielo. Perché un giovane dovrebbe avvicinarsi all'astronomia? Beh, ma è quello che dicevamo, voglio dire, in realtà chi è patito un po' di tecnologia può cominciare a mettersi alla prova. Adesso è facile trovare strumenti per fare fotografie del cielo, è facile trovare strumenti per, come dire, toccare più da vicino, ecco, gli aspetti dell'astronomia e vedere con i propri occhi e rendersi conto in maniera più diretta di quello che accade e perché accade. E poi, ripeto, è un modo per collegarsi alle scoperte che stanno avvenendo nel frattempo, grazie ai telescopi spaziali, grazie alle onde gravitazionali, grazie a tutto quello che probabilmente vi ha raccontato anche qui la professoressa Savaglio quando c'è stata in passato. Anche per rapportarsi alla storia del pensiero in generale. Chi volesse visitare il planetario, a chi deve rivolgersi o Allora, il come planetario in realtà, contattarlo? sì, il planetario GB Amico è il modo più facile è andare su internet e cercare sul sito del comune di Cosenza, c'è l'icona sul planetario e lì si trovano sia l'elenco degli spettacoli, si può andare direttamente al planetario oppure si può prenotare via email o telefonando. Diciamo, tipicamente i sabati, dove è un po' più pieno, conviene nel caso prenotare. Venerdì e la domenica, che diciamo, c'è un po' meno folla, è più facile trovare posto direttamente comprando il biglietto all'ultimo momento. Ecco. Ascoltiamo ora il comandante della Guardia Costiera di Soverato, Matteo Verrigni. Beh, le stelle appartengono a quella navigazione romantica che tutti noi conosciamo e che appartiene al cuore di tutti i marinai. Che c'è da dire? Le stelle, il rapporto con le stelle rappresentano il rapporto dell'uomo con la natura. L'uomo ha a che fare con un elemento che non è il suo, naturalmente, il mare. E con il mare cerca di, non di dominarlo, ma di governarlo, neanche di governarlo,
ma cerca una sincronia, una sintonia. E allora cerca di capire come il mare funziona, ciò che lo caratterizza, e cerca insieme al mare quindi di iniziare a vivere e cercare di trarre il massimo che questo può dargli. Quante volte nella sua carriera si è affidato alle stelle per la navigazione? Guardi, io dal mio iter formativo in accademia, al termine del primo anno, tutta la prima classe dell'Accademia Navale imbarca per 3 mesi su nave Amerigo Vespucci. E per tutti quei 3 mesi abbiamo navigato con le stelle. Quando si è approcciato allo studio, ovviamente in Accademia, lei era già appassionato di stelle, astronomia, oppure è stata una scoperta appunto successiva? È una passione che è venuta, come dire, l'appetito viene mangiando, una passione che è venuta via è aumentata via col tempo. Quindi curando e coltivando i miei studi ho potuto capire che effettivamente sono un mistero della natura, e quindi il navigante non può che inchinarsi a questa bellezza e contemplarla. Quali sono le maggiori attività che la sezione di Soverato che le guida fa nel territorio di Soverato? Le attività che noi svolgiamo sono principalmente incentrate sulla salvaguardia della vita umana in mare. E ovviamente le attività ricoprono anche il controllo i controlli ambientali, rivolti soprattutto agli scarichi che recapitano, scarichi e condotte, fiumi che recapitano in mare. E poi soprattutto ultimamente l'attività sulla filiera della pesca, con la repressione della pesca illegale e di tutto ciò che contravviene alle norme della commercializzazione del prodotto ittico. Ai nostri microfoni Giacinto Baggetta, presidente di sezione della Lega Navale Italiana. Noi abbiamo un cluster di bambini della scuola che sono sempre presenti, li vedete, sono una decina, faranno parte delle terze medie probabilmente, e quindi questa è una cosa che a noi interessa. Poi cercheremo pure di mandare qualche docente di questi che sono venuti lì all'istituto comprensivo, ma la cosa più importante è che vengano preparati poi per l'atto successivo, cioè che sarebbe quello di mandarli al planetario, e quindi loro già da soli sono stimolati a studiare. So che hanno preparato pure un testo che per la pubblicazione sulla rivista Lega Navale, quindi ci sono delle cose che si stanno svolgendo e che coinvolgono direttamente questi ragazzi, per cui io sono molto contento. C'è stata una partecipazione, avete visto pure stasera, la sala è piena, è piccolina, però insomma per Davoli, siamo a Davoli Superiore, non siamo in Marina di Davoli, quindi poi la gente trova sempre più difficoltà, no, a partecipare a una serie di eventi, anche perché il territorio fa tante cose. Noi qui siamo in collina e quindi siamo un poco più distanti dal centro pulsante, diciamo, dello Ionio. Comunque mi sembra che le cose siano andate bene, stanno andando bene. Poi la prossima settimana ci sarà l'ultimo incontro con il professore Zimbardo, sempre un fisico, che verrà a parlare delle missioni che già sono state fatte sulla Luna e quelle che si faranno, perché c'è un'intensa attività di ricerca sulla Luna e sugli altri pianeti, ma sulla Luna particolarmente. Adesso i cinesi, come avete visto, hanno cercato di aggredire il problema della Luna dalla parte opposta, cioè dalla parte buia, quella che noi non conosciamo, quindi già hanno fatto una missione, ne stanno preparando delle altre, e anche gli indiani manderanno delle loro missioni sulla Luna. Concludiamo con Giuseppe Papaleo, sindaco di Davoli. Il successo è dovuto all'impegno che la Lega ormai da diversi anni sta mettendo in queste manifestazioni, soprattutto manifestazioni, ecco, come dicevi tu, di cultura, di crescita culturale. Noi è da 5 anni che la seguiamo nelle sue uscite organizzate, ecco, è stato individuato da loro gennaio proprio come mese della cultura. E qualche anno l'hanno fatta pure in Marina, adesso è un paio d'anni che svolgono questa loro attività a gennaio qui a Davoli Borgo, e questo assume un aspetto ancora più bello, più particolare, soprattutto in questo locale che diciamo si presta a questo tipo di manifestazione. Il successo è dovuto all'impegno, ecco, che loro ci mettono, tutta l'associazione che partecipa in modo corale affinché queste manifestazioni si realizzino. Però poi un plauso particolare io credo vada al professore Baggetta, che riesce a portare qui a Davoli esperienze veramente di qualità, di peso, che fanno, ecco, bene a tutti noi ascoltarli. La partecipazione, ecco, questo è un fatto pure importante, perché Davoli di solito è restio
ad avere questo intrattenimento culturale. Però da qualche anno questa partecipazione si sta manifestando sempre in modo più interessante. Io credo che piano piano, ecco, con il lavoro che oggi la Lega Navale, ma diciamo tutte le associazioni presenti qui sul territorio mettono in campo, questa crescita noi la potremo sempre coltivare di più. E poi ecco il sostegno delle istituzioni con la presenza del sindaco, nelle altre occasioni anche da parte degli assessori, io credo che sia un fatto fondamentale, ecco, per accompagnare questo percorso delle associazioni qui nel nostro territorio.